Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi 9 agosto. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Sull'ONG ci sarebbe un tema fondamentale, cioè quello che è stato messo in evidenza oggi sui giornali e sottolineato da Minniti, e cioè che gli sbarchi rispetto ai primi 6 mesi dell'anno scorso, primi 7 mesi dell'anno scorso sarebbero un po' diminuiti, cioè sarebbero scesi a 96.000 contro i 100.000 del 2016, anche perché a luglio sono diminuiti in virtù, dice Minniti proprio, e anche Gentiloni in un'intervista al TG1 di ieri sera, anche in virtù del nuovo codice di regolamentazione delle ONG, insomma il miracolo dei codici di autoregolamentazione degli ONG, che dà il senso di una cosa che noi avevamo detto migliaia di volte, cioè se fai capire che è più difficile venire in Italia e che non ci sono i taxi a tua disposizione, probabilmente partono in meno e quindi gli scafisti fanno meno marketing per dire guardate che è facilissimo arrivare in Italia. In realtà non è così facile e questo fa sì che ci sia difficoltà nell'arrivare, quindi questi sono i dati di giornata. Ma sui dati di giornata di oggi si inserisce una polemica tutta politica perché scopro che Matteo Renzi adesso sta con Delrio nella polemica tra Delrio e Minniti, cioè Minniti il duro e Delrio il morbido. Beh, Delrio è il rappresentante, diciamo, del movimento cattolico dei vescovi italiani e su questo è fantastico il pezzo di Sallusti oggi sul giornale che disse: quando io diventai caporedattore dell'Avvenire, perché Sallusti è stato caporedattore dell'Avvenire? Dice qualsiasi cosa Sallusti sull'attuale direttore dell'Avvenire, anch'io ne ho avuto una volta esperienza in televisione ed è il personaggio più arrogante che io abbia mai conosciuto, questo Tarquinio, però ovviamente lo invito come invito tutte quante le persone che indipendentemente dal mio giudizio possono rappresentare qualcuno. Dice Sallusti nel suo pezzo del giornale: guardate che quando io diventai caporedattore mi dissero ci sono 120 editori nella tua parrocchia, ricordatela Sallusti, perché ci sono 120 vescovi e 120 vescovi che sono gli editori dell'Avvenire la pensano forse diversamente anche sull'esistenza di Dio. Pensati un po' tu sulla politica. Allora dice Sallusti: questi signori dell'Avvenire che ieri hanno detto a noi, ma non solo a noi, che verremo giudicati da Dio, in una risposta che Tarquinio ha dato a una lettera ieri sull'Avvenire che mi era sfuggita e che oggi Sallusti riprende, bene, questi cattocomunisti, come dice Daniele Veltri, ma sono peggio che cattocomunisti, sono degli integralisti che non fondamentalisti. Io li metto sullo stesso piano dei fondamentalisti di altre religioni, cioè hanno i paraocchi e sono di un'arroganza straordinaria. Bene, dicono che verremo giudicati da Dio. Bene, dice Sallusti, stai attento perché i vescovi sono tanti e i giudizi sull'immigrazione sono diversi. Ma ritornando alle questioni politiche, il pezzo di Telese oggi mi ha fatto capire tutto sulla verità. In realtà perché Minniti fa il duro e ieri pure al Festival dell'Unità ha detto non si tratta di manovre di destra, un giorno sì, un giorno no, dice che non sono manovre di destra, sì, e de che sono? De sinistra? Sono dei cattolici? De sinistra? Ma di che parliamo? Sono evidentemente manovre di destra quelle che sta facendo. Però non può dire che sono tali, e comunque dice Telese, il motivo per il quale Renzi, La Boschi, Orlando sono tutti contro Minniti è perché hanno paura che Minniti con Mattarella si candidi a fare il prossimo presidente del Consiglio, anche in virtù del fatto che le elezioni di Sicilia a novembre potrebbero far uscire un PD in pessime condizioni, altro grande tema politico di oggi. Insomma, questa è un'estate che ha dei segnali politici piuttosto interessanti. L'ultima cosa riguardo all'immigrazione è quella battuta di Mattarella che ha messo ieri in relazione la strage di Marcinelle, dove morirono 156 minatori, nel 1956 130 minatori italiani e 250 minatori, e disse: anche noi siamo stati un popolo di migranti. Oggi il pezzo migliore, più bello, vi consiglio di leggere, è quello di Francesco Borgonovo, che dice: ma quale paragone con i migranti di Marcinelle? Quelli venivano chiamati secondo un accordo italo-belga che aveva bisogno di operai e manodopera per poter andare nelle miniere, vi era un accordo col Belgio, venivano presi gli italiani in cambio ottenevano energia e carbone, che all'epoca per noi era fondamentale, molto diverso dagli irregolari che arrivano in Italia. Questa cosa, in maniera, se volete, un po' più grezza, l'ha detta anche ieri Salvini con un tweet, come avviene sempre con i tweet di 140 caratteri, dicendo la parola vergognatevi a Mattarella, che ha messo insieme i migranti italiani con i migranti che oggi arrivano. E oggi a leggere, e oggi c'è anche favoloso, come mi sottolinea François Veneziani sugli italiani di Marcinelle, ma comunque quello che vi volevo dire è fantastico quando vedete una specie di attacco concentrico del pensiero unico e del giornalista unico nei confronti di un leader politico che non la pensa come loro, e cioè Salvini. Può essere grezzo, può aver detto quello che non vi piace. Io per esempio su questa cosa, che in fondo la condivido, cioè non puoi dire quando governeremo noi toglieremo la scorta a Saviano, che come voi
voi ben sapete, a me sta simpatico zero. La scorta non la decide il Presidente del Consiglio in una democrazia, la decide il Ministro degli Interni, ma comunque il senso io l'ho capito di Salvini. Ma quello che vi voglio dire è quando Salvini si permette di dire una cosa ragionevole, come capiamo con Borgonovo e con Veneziani, viene attaccato tipo cani rabbiosi da tutti quanti i pensatori unici. Altra cosa che è avvenuta nei confronti di quell'ingegnere della Google, che dovrebbe essere difeso, invece i giornali italiani se ne fottono, perché alla luce della richiesta di dare opinioni diverse all'interno di un mondo culturale, di un'omogeneità culturale libera delle felpette della California, si è permesso di dire alcune cose sui conservatori, sui liberal, sull'autorità, sulle donne, che non sono condivise dalla dirigenza, dalla vicepresidente per la diversità e l'integrità di Google, che lo ha fatto fuori. Nessuno ne parla, perché ovviamente se fanno fuori un conservatore in un'azienda di 28 anni, in un'azienda aperta e illuminata come Google, tutti zitti e pippa. In realtà hanno fatto fuori uno che si è semplicemente detto, come ha scritto la Chirico, non penso sul giornale, l'ho letta ieri su qualche sito internet, il fatto che ci sono delle differenze biologiche tra uomini e donne, non è che è difficile da contestare. È evidente che è molto facile invece da contestare che a parità di merito una donna guadagni di meno, come oggi avviene in Google, e gli stessi capi di Google che pagano meno gli stipendi alle donne licenziano uno perché dice delle cose molto ragionevoli. Leggetevele, nessun giornale italiano le pubblica, ma lo trovate su internet, il decalogo di questo ingegnere che subito Assange ha voluto prendere con sé. Andiamo avanti sulle notizie di giornata. Devo dire, un'altra cosa che mi ha colpito è il pezzo di oggi sulle pensioni, perché sulle pensioni in realtà si fa un sacco di demagogia, ma una delle cose meno demagogiche che ha fatto il governo Berlusconi prima nel 2004 e poi nel 2010, e ne stiamo pagando le conseguenze, nel senso che quelle sono le vere riduzioni della spesa pubblica, che non sono riduzioni fatte sull'oggi come ha fatto la Fornero, per cui ha fatto tanti di quei casini che hanno dovuto rimediare facendo fare spendere molto più di quanto si pensasse. Ma Berlusconi ha detto: se viviamo di più si va in pensione più tardi, quindi si lega l'andamento in pensione all'aspettativa di vita. E nel 2019 le pensioni dovrebbero salire da 66 e 7 mesi a 67 anni. Questo oggi è una roba automatica che non dipende dalla politica, ma la politica non ci sta, così come lo scalone Maroni, Prodi lo abolì, così vogliono abolire l'aumento dell'età pensionabile, che è dolorosa soprattutto per la mia generazione, mi rendo conto, e sapete quanto costa? 1,2 miliardi all'anno, cioè da qua ai prossimi 30 anni, perché questa cosa vale per ogni anno, sono 140 miliardi di euro. Una piccola norma così che può passare dal Parlamento. E sapete cosa dice Morando, anzi non Morando, Damiano oggi in un'intervista su Quelle della Sera? Ma che volete che sia? È lo 0,13% del risparmio che abbiamo realizzato. No, il risparmio l'ha realizzato Berlusconi, lo avete fottuto, e oggi parlate di percentuali per non parlare di soldi. 1,2 miliardi all'anno vuol dire 140 miliardi in 20 anni, e questo è il cazzo di criterio, scusate la parolaccia, col quale abbiamo fatto i bei pensionati a 16 anni e 9 mesi di lavoro. Tanto che ve ne frega, li pagherete fra 50 anni. Oggi io sto pagando i bei pensionati dei comunisti degli anni 70 e dei sindacalisti degli anni 80, che fanno pagare a me le loro minchiate. Allora, per questa identica maniera, io non voglio che sia ridotta l'età pensionabile. Da una parte penso ridicolo i giovanotti che vogliono che sia gratis la loro riscatto di laurea, diventeranno più ricchi degli operai, sono stati pagati per fare l'università perché loro pagano solo una porzione di quanto costano in tasse universitarie, e poi vogliono pure che sia gratis il loro riscatto. Pensate agli operai invece di pensare al vostro riscatto di pensioni che dovrete avere a 70 anni, come ce l'avrò io e come ce l'hanno tutti. Il problema è che i nostri genitori e i nostri nonni ce l'hanno avuti magari a 48 anni, 49 anni, per questa logica alla Damiano che volete che sia lo 0,13%. Ultima cosa che vi voglio segnalare è i regolamenti gender della Camera, cioè la Boldrini a settembre rifarà tutti i badge dei dipendenti della Camera, vabbè, magari 5.000 euro, 10.000 euro di spesa, ma comunque il tempo per pensare a questa cosa, perché il bibliotecario diventa la bibliotecaria, il segretario diventa la segretaria, il segretario generale della Camera, la segretaria generale della Camera, e le stesse segretarie, Annalisa, vedi, a differenza tua, io un po' ho zappato, nel senso che so che cosa sia zappare.
perché io nei primi anni della mia vita non ho preso manco un euro di contributi, a differenza vostra, che avete il culo al caldo e pensate che sia tutto dovuto perché avete fatto magari 6 anni e mezzo di scienze del linguaggio oppure tecniche della comunicazione, cioè robe che vi renderanno ovviamente disoccupate, perché in questo mondo forse è meglio rimboccarsi le maniche e fare un po' più di marciapiede che studiare all'università queste minchiate a cui io purtroppo ho contribuito inutilmente allo IULM per un paio d'anni. Regolamento Gender della Camera, vabbè, è una roba che veramente vi dico allucinante. Il regolamento Gender della Camera. Il problema non è, scusatemi, lavorare a 70 anni, che è una cosa impossibile, a parte che io lavorerei fino a 90, ovviamente, ma non è questo il punto. Il punto è che se voi volete andare in pensione con il nuovo sistema, dovete avere accumulato contributi che vi diano un assegno pensionistico. Questo è il punto. Se no, qualcun altro vi regala dei soldi. Io non accetto che ci siano delle generazioni che regalino soldi ad altre generazioni. È tanto difficile da capire, eh? Io non riesco a capire. Allora, voglio andare in pensione a 60 anni, benissimo, e allora io sono d'accordo, ma andiamo tutti in pensione a 60 anni e si prendessero l'assegno in virtù dei contributi che hanno versato. Su questo sono d'accordo, su questo si può anche discutere. Vabbè, del regolamento Gender della Boldrini, insomma, veramente vi voglio dire che quello che ne penso, cioè una stupidaggine, anche un euro speso per fare i nuovi badge per i dipendenti della Camera per mettergli grammaticalmente in ordine. E poi voglio dire una cosa, c'era una differenza un tempo tra i giornali e noi che ci arrabattiamo, diciamo le parolacce, commettiamo un sacco di errori qua sulla rete, cioè che i giornali erano scritti bene. Oggi Ezio Mauro fa un pezzo che io non condivido sull'ONG, ma scritto bene. Ecco, gender, vedi, si dice gender, Riccardo mi dice la pronuncia gender, cioè gender, la dico male, esatto. Insomma, noi facciamo un sacco di errori su internet ci sono permessi molte confusioni. Però quando io leggo oggi sulla Repubblica, in cui c'è tutta un'impalcatura, giornalisti, correttori di bozze, caposervizio, caporedattore, vice direttore, chi passa le pagine, cioè un pezzo quando finisce in un giornale, non finisce nel giornale, c'è qualcuno che lo controlla, io scrivo un pezzo, qualcuno me lo mette nel giornale, qualcun altro me lo titola, c'è qui me lo controlla, c'è un correttore di bozze, insomma c'è tutta una procedura che non c'è su Twitter, non c'è su Facebook, non c'è su tutte le stupidaggini. Allora oggi leggo su Repubblica la questione delle uova contaminate e nel pezzo leggo, sarebbe stata l'azienda olandese a usare la sostanza vietata. Il problema è che a usare è scritto HA. Sarebbe stata l'azienda olandese a usare con l'H. Io vi giuro, è scritto con l'H. Cioè, i miei figli lo fanno ogni tanto questo errore. Mi viene una rabbia quando lo fanno i miei figli. E poi quando gli faccio vedere che su Repubblica è sfuggito un HA, non penso che ci siano ignoranze. Dico semplicemente che se noi giornali scritti siamo ancora così sciatti, non ce l'ho né con Repubblica né con il collega Piero Del Re che ha commesso questo errore e che nessuno gli ha passato, magari il pezzo è scritto velocemente. Io pure probabilmente l'avrò fatto nella mia vita tante volte. Quindi non voglio fare il fenomeno, ma la forza della carta stampata era la mancanza di sciatteria rispetto alla rete. Se anche noi diventiamo degli asini, come dice Di Matteo, beh, è un casino. A usare la sostanza vietata. Porca miseria, che figuraccia. Ciao.